Salve a tutti, nonostante il periodo, anzi forse proprio per questo, che a casa uno si diverte a fare i dolci, io volevo proporre un dolce proprio semplicissimo da fare, che piace specialmente ai bambini, a tutto quanto, molto semplice, senza forno. Allora facciamo dei biscottini al cocco, dei tartufini al cocco più che altro. Vale, una maniera un po' diversa però. Prendiamo la ricotta. Allora, io ho fatto, poi voi fate le proporzioni come volete voi. Ho fatto 300 ricotta, 100 zucchero, 30 grammi di cacao amaro, 100 grammi di cocco rapé, 100 grammi di Nutella e del cocco per girarci i tartufini. Allora prendiamo la ricotta, mettiamo lo zucchero, proprio semplicissima, però sono ottimi questi biscottini, anzi questi tartufini. Tanto in questo periodo che non si può uscire di casa, tempo ce l'abbiamo. Per tirare un po' il composto, mettiamo il cacao, poi per tirarlo ancora di più, per fare le palline, mettiamo il cocco rapé. Poi lo mettiamo in frigo per un'oretta e poi facciamo tutti i tartufini, tutte le palline. Ecco che l'abbiamo tolto dal frigo. Adesso aggiungiamo 100 grammi di biscotti tritati, finemente, così lo stendiamo ancora di più e dà ancora più sapore. Poi questo va anche a discrezione vostra, se voi lo volete più duro o più morbido. Questa qua non è un dolce che la ricetta va seguita proprio scrupolosamente. Ecco fatto. Adesso facciamo le palline. Allora, io che lo voglio un po' più duretto, metto un altro po' di biscotti. Quindi sui 150 grammi, tanto poi tutta la ricetta ve la metto sotto in descrizione, facile facile, qui con 10 minuti avete fatto i tartufini per 2 giorni, ecco fatto. Se per dite voi la volete ancora più dura o più morbida, o aumentate o diminuite i biscotti tritati, intanto dipende tutto da lì. Adesso andiamo a fare le palline. Ecco, adesso ci bagniamo un pochino le mani, facciamo i tartufini,
versiamo nel cocco. Se avevamo dei pilotini, mettiamo nei pilotini, non possiamo fare un profiterol. Profiterole, diciamo, no? All'ultimo gli diamo una spolveratina di cacao e ecco qui, ognuno prende il suo. Spero che vi piacciano. Ci vorranno veramente 10 minuti a farli. È un dolce anche elegante messo così a profiterole. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.